Dietro ognuno di questi libri c'è un uomo. È questo che mi interessa. Potete trovare in libreria Cajal, Le vite degli altri e la mia. L'autrice è una nota giornalista televisiva, Maria Cuffaro, che è nostra ospite qui a Radio Yes. Buongiorno. Buongiorno, ho appena ascoltato il vostro spot, forse lo dovete rifare. Perché? Dietro ogni libro c'è un uomo. Ah, certo, è vero. Facciamo ammenda e metteremo subito riparo. Ecco, Maria Cuffaro nel 1989 ha iniziato la sua carriera in Rai con il grande Sandro Curzi, poi collabora con Michele Santoro, con Il Rosso e il Nero, Il Raggio Verde, Tempo Reale, Sciuscià. È giornalista d'inchiesta, è stata inviata in diverse zone di guerra e ha realizzato numerosi reportage dall'Asia all'Africa, al Sud America, e nel 2005 ha vinto il premio Ilaria Alpi e nel 2007 il premio Maria Grazia Catuli per il lavoro svolto a Nassiriya. Devo dire una bella carriera, un bel curriculum. Ecco, cos'è questo libro? Questo libro, da una parte, è un libro molto personale, quasi un diario, dall'altro vorrebbe essere un ringraziamento a tutte le persone che ho incontrato, che mi hanno aiutato, perché noi giornalisti spesso irrompiamo nelle vite degli altri facendo domande, esigendo delle risposte, e poi ce ne torniamo nelle nostre varie redazioni e scriviamo il pezzo oppure montiamo un servizio radiofonico, televisivo, e in qualche modo cannibalizziamo gli altri. E io, da queste persone che ho incontrato, e sono tante, io ho imparato anche tante cose, sono cambiata, e quindi racconto il dietro le quinte del nostro lavoro, perché hai fatto un lungo elenco di tutte guerre, eccetera, eccetera, e sembra quasi il rullo compressore della storia. Io per lavoro ho avuto la fortuna, dal punto di vista professionale, di assistere a dei momenti in cui la storia realmente avevi l'impressione che stava accadendo, quando crollava il muro a Berlino, con l'invasione degli americani a Baghdad, la seconda guerra, a Gaza durante gli scontri, la prima intifada. E questo, diciamo, poi spiegato nei libri di storia, diventano 2, 3, 4, 5 righe in cui si spiega la geopolitica, la strategia, motivi economici, politici, di risorse di gas naturali e così via. Mm-hmm. Però la storia è anche fatta da magari Ahmed, che è sopravvissuto con la sua famiglia al bombardamento del fuoco amico degli americani. E se io ti racconto la storia di Ahmed, probabilmente l'Afghanistan o l'Iraq o la Tunisia ti risulta un pochettino più vicina. Certo. E che ti è rimasto di tutte queste persone? È vero che, lo hai detto adesso, ti hanno cambiata profondamente, perché poi sono storie anche, immagino, di dolore, di ma anche di gioia, anche di risate. Cioè, io sono diventata, ma come tutti noi cambiamo, o diciamo, se diciamo, dobbiamo anche ammettere di cambiare. Noi cambiamo a seconda di quello che ci succede, quello che noi lasciamo che ci accada cosciamente, perché poi noi scegliamo di volta in volta cosa ricordare, come porci. E quindi queste storie, io da queste persone, da ognuna di loro, ho imparato una cosa, ma, e spero da tutte, di aver sempre mantenuto l'umiltà, perché il giornalista deve ascoltare prima di tutto, e poi deve scrivere, e poi deve essere anche onesto, il che non vuol dire obiettivo. Spesso hai toccato un tema che spesso nelle discussioni emerge con molta forza. Allora, siamo faziosi o no? Esatto, sì, siamo faziosi. Esatto. Perché noi scegliamo, come nella vita, io scelgo, se racconto una storia, di raccontarti la storia di Sabrina, di Ahmed, di Mohammed, di raccontarti l'Iraq da quell'angolatura, è una mia scelta, e questa è la mia soggettività, perché tu vedrai quel pezzettino di mondo attraverso i miei occhi. Diventi disonesto quando tralasci o cambi la realtà,
ma la scelta, quella è naturale. Ecco, ma nella scelta io condivido al 100%, perché ognuno di noi ha una visione del mondo che ovviamente trasmette nel suo lavoro, ma spesso questo dare la tua visione non fa sì che si omette o comunque si vede poco il discorso dall'altra parte. E magari non arriva. Quella è sempre una tua scelta, perché tu puoi scegliere anche di includere l'altra parte. Io non contesto il fatto che, diciamo, faziosità utilizzata come solo una fazione, non mi diverte neanche, ma quando tu devi raccontare delle storie, sia italiane ma anche estere, se uno si addentra nelle contraddizioni diventa anche molto più interessante. Quello che non va fatto è cambiare la realtà, perché per omettere purtroppo dobbiamo omettere tutti, altrimenti non ci sarebbe una notizia, non ci sarebbe un inizio e una fine, sarebbe semplicemente un flusso indistinto e continuo di notizie tutto allo stesso piano. Lì c'è una nostra scelta, però se uno cambia la realtà, per dirtela proprio in termini spiccioli, Sallusti ha pubblicato un articolo falso, quindi io non mi sento come Sallusti, ecco. E quello va condannato, ma se tu dici hai un tuo punto di vista, sì, sicuramente. Certo, no, ma è il vecchio un po' ipocrita dibattito sul giornalismo anglosassone che dà la notizia e quello nostro che spesso e volentieri... Da solo il commento. Esatto, ecco. Gli anglosassoni, diciamo, danno la notizia, ma anche loro la scelgono, e in questo, diciamo, c'è più scuola, c'è più mestiere. Anche loro, se uno legge il Guardian, la BBC, qualsiasi giornale, adesso non parliamo di quelli di gossip, ma danno un taglio con una scelta. Cioè, uno dei più grandi giornalisti, più grandi conoscitori del mondo arabo è Robert Fisk, che ha un punto di vista molto personale ed è molto molto marcato. Senti Maria, oggi scorrono titoli sulla situazione italiana, Fiorito rimane in carcere, indagato un capogruppo dell'Italia dei Valori, arrestato un assessore della giunta Formigoni. Ecco, dovendo fare un titolo per un giornale arabo, e come rappresenti l'Italia di questi giorni? Ma per un giornale arabo probabilmente diciamo loro non saranno così colpiti da tutte queste storie di corruzione, cioè potrebbero magari attingere alla storia il ritorno di Tangentopoli in Italia, oppure potrebbero fare un titolo un po' più globale che forse a loro interessa anche di più. Il Fondo Monetario Internazionale che ha fatto il downgrade di tutta l'economia europea, io farei ma ce la farà l'Europa, punto interrogativo. E questo, diciamo, perché lì come loro fanno un passo indietro, cioè per loro le priorità ovviamente non siamo sono noi, altre, certo. Non siamo è noi. Il quadro europeo che... Esatto, come purtroppo diciamo per noi non sono loro, anche se diciamo dal punto di vista proprio geopolitico loro contano un pochettino di più e determineranno anche un pochettino di più. Senti, prima abbiamo avuto nostra ospite Deborah Bergamini per parlare dell'agenda digitale. No. E gli abbiamo chiesto, ma come mai Berlusconi non crede, nessuno crede al passo indietro di Berlusconi, sono tutti pronti a prendere atto dell'ennesimo cambio di scenario. Ecco, secondo te, a parte il personaggio che è sempre pronto ai colpi di teatro, ma perché non si crede più a nulla di quello che dice? Questo un po' ha a che fare con la sua storia giudiziaria e appunto diciamo di bugie ne è piena, diciamo, una famosa ma anche molto divertente per rimanere nel mondo arabo era quella della nipote di Mubarak, che quella era molto carina, ma non ci crede nessuno, anche perché allora se lui fa un passo indietro e il PDL visto da fuori, cioè ma chi ha?
Cicchitto fiorito, cioè, questo è, quindi come dire, uno non ci crede perché dal punto di vista, lui ha sempre pensato al suo partito come la sua azienda, tant'è vero che insomma, gli ha inzeppati di Publitalia all'epoca, ma anche la Bergamini stessa, insomma, comunque aveva prima con lui un contratto, e dal punto di vista aziendale lui è diciamo, lui rappresenta un plus valore. Chi ci mette? Chi governa questa azienda? Diciamo, si è circondato di una serie di personaggi abbastanza screditati, poi diciamo, l'ultimo scandalo del Lazio diciamo, è dura da far dimenticare Fiorito, la sua fidanzata che ha pagato a sua insaputa un contratto a sua insaputa, ma chi non ha una borsa Gucci, lui con il SUV, cioè, devo dire adesso, Lazio e Lombardia sono stati due colpi durissimi, immagino. Sì, poi adesso hanno sciolto Reggio Calabria, insomma, sì. La cronaca è questo, quindi lui non la potrà più nascondere ed è probabilmente per questo che nessuno gli crede. Benissimo, grazie e a Maria Cuffaro. Comprate il libro, perché esatto. Io questo volevo dire, andate a comprare il libro. Esatto, io ho scritto tutta la verità, per un giornalista a volte non è poco. Benissimo, e grazie. Grazie, e andate a comprare il libro. Cajal, le vite degli altri e la mia, di Maria Cuffaro. Grazie. Grazie a voi.